E sciare vuol dire libertà. Il giornalista, il potente giornalista, critico d'arte Vittorio Sgarbi contro il presidente della Camera Roberto Fico. E io ho letto un articolo molto bello, dove Vittorio Sgarbi dice che andare a sciare è libertà e che ne voleva parlare in Parlamento, ma Roberto Fico glielo ha impedito. Io l'articolo che ora commento ve lo metto come link nel riassunto di questo video, così anche voi potete fare le vostre personali considerazioni, come le sto facendo io, Serafino Massoni, che sono autore di questa celeberrima opera storico-mitologica che vi spiega come è avvenuto il passaggio dal matriarcato al patriarcato. Vittorio Sgarbi. E certo che andare a sciare è libertà, andare a sciare d'inverno, anche d'estate, con la neve artificiale sparata dai cannoni. Certo, è libertà pure andare in vacanza a Sharm el Sheikh con l'aeroplano, o andare in vacanza alle Maldive con l'aeroplano, andata e ritorno, o alle Seychelles. Certo che è libertà pure andare in giro col SUV, il SUV, sai, Vittorio Sgarbi, i SUV, che erano stati creati, inventati per andare a fare la caccia grossa nella savana, ad ammazzare gli elefanti con fucili potenti, ammazzare i leoni, eccetera. Certo che è libertà pure andare sull'Everest e lasciarci tutta la monnezza sull'Everest, certo che è libertà. Ma è libertà però che inquina il pianeta, Vittorio Sgarbi. È vero che Vittorio Sgarbi, tu lo sai che c'è un limite a tutto, c'è un limite. Dante Alighieri nella Divina Commedia scrive: corda che è troppo tesa. Proprio testuali parole nella Divina Commedia, perché io sono stato professore di filosofia e storia nei licei classici e scientifici, poi sono stato pure preside di volo nei licei classici e scientifici, però tra i miei studi ci sono pure le belle lettere. Io la conosco a memoria la Divina Commedia. Che dice Dante Alighieri? Corda che è troppo tesa spezza se stessa l'arco. Vittorio Sgarbi, c'è un milite a tutto, c'è un milite. Andiamo. Ma tu l'hai ascoltata la mia celeberrima opera? È un video intitolato L'eresia capitalistica. Vai su YouTube, Vittorio Sgarbi, vai su YouTube e ascolta il mio video intitolato L'eresia capitalistica, perché noi siamo in patriarcato. Il patriarcato già di per sé non è carino, però dentro il patriarcato poi si è sviluppato il capitalismo, che è un'eresia. Poi ho fatto anche dei video sulla eresia sovietica, sulla eresia nazista e sulla eresia illuministica. Però tu devi andare ad ascoltare un mio video mo molto lungo, molto antico, molto celebre, intitolato L'eresia capitalistica. Lo diceva Dante Alighieri. Tu gli vuoi bene Dante Alighieri? Ma corda che è troppo tesa e spezza a se stessa l'arco. E noi stiamo segando il ramo sul quale siamo seduti. Ma lo sai, Vittorio Sgarbi, che noi stiamo trasformando il nostro pianeta in una fogna a cielo aperto? Lo sapevi, Vittorio Sgarbi? Perché vogliamo andare tutti con l'aeroplano a fare le vacanze alle Seychelles, alle Maldive, Sharm el Sheikh. Così andate e ritorno, vogliamo andare tutti sull'Everest, tutti sull'Everest, vogliamo tutti guidare i SUV in città, tutti con i SUV, macchinoni enormi, e Vittorio Sgarbi, c'è un milite a tutto Vittorio Sgarbi, e noi stiamo tirando troppo la corda. Dante Alighieri, che tu certamente apprezzi tanto, nella Divina Commedia scrive: corda che è troppo tesa e spezza se stessa l'arco. C'è un milite a tutto. Io ho sempre detto, Vittorio Sgarbi, che il Covid-19 è un virus tanto ecologico, è un virus tanto ecologico perché vuole bene alla natura. È stata la natura che ha prodotto il Covid-19 per far meditare l'umanità, per farla riflettere, capito? E Vittorio Sgarbi, è inutile continuare a espandere i consumi.
poi che succede? Che viviamo in una fogna a cielo aperto. Ma lo sai che i mari sono tutti inquinati dalla plastica, tutti, pure l'Artide, l'Antartide, pure sull'Everest, dappertutto c'è sta la plastica, ci fa male. E che facciamo se continuiamo così? E si finisce male, si finisce molto male. Tu vuoi che l'umanità finisca male? Vittorio Sgarbi? Tu non gli vuoi bene all'umanità, Vittorio Sgarbi? Non vuoi proteggere l'umanità contro il dissesto ecologico? Dì, non gli vuoi bene tu a mamma natura, Vittorio Sgarbi? Noi la stiamo distruggendo la natura. Vittorio Sgarbi, su. Vittorio Sgarbi, andiamo. Andiamo, Vittorio Sgarbi, su. L'hai letta quest'opera, Vittorio Sgarbi? L'hai letta quest'opera? Non te la prendere con Roberto Fico, che è tanto bravo Roberto Fico. Non te la prendere con... Non te la prendere neanche con Luigi Di Maio. Neanche con Luigi Di Maio, che ha fatto una carriera politica più brillante della tua, eh. Dai, Vittorio Sgarbi, mettiti in pace, leggi questa opera storico-mitologica, che siccome sei un critico d'arte... E facci anche una bella recensione, Vittorio Sgarbi, capito? A te, Vittorio Sgarbi, a Roberto Fico e a tutti quanti voi, tanti cari saluti dalla Stirpe del Serpente.